Emiliano Piras, è appena finita la conferenza stampa dell'opposizione. Qual è la vostra posizione? La conferenza stampa di stamattina è stata convocata proprio per certificare l'assenza ormai della maggioranza, quindi possiamo dire che esiste una non maggioranza in Consiglio Comunale. Vogliamo testimoniare anche il fatto che noi non possiamo permettere di legittimare la prassi della seconda convocazione, che significa lo svilimento della democrazia, la morte dei diritti dei consiglieri comunali di poter partecipare ai lavori appunto del Consiglio, perché una città normale non può essere assolutamente amministrata col metodo della seconda convocazione. La maggioranza, anzi la non maggioranza, prenda atto che non ha più i numeri in Consiglio Comunale. Questa sera il Consiglio Comunale inizierà e si concluderà senza la presenza dell'opposizione. Certo, noi oggi siamo venuti qui per la conferenza stampa per annunciare alla città la nostra assenza stasera, quindi in aula. Questo perché? Perché non vogliamo avallare con questo sistema utilizzato dal sindaco un modus operandi che va a demolire e a mortificare il ruolo del consigliere comunale e dell'intera aula. Stiamo parlando oramai di un modo di fare del sindaco che convoca e sconvoca i consigli comunali a suo piacimento, che svilisce davvero il ruolo del consigliere comunale, un ruolo al quale spesso lo stesso sindaco ha fatto appello per quanto riguarda il senso di responsabilità. Noi ieri come gruppi di opposizione abbiamo manifestato il nostro senso di responsabilità, si andava a rettificare dei provvedimenti quindi già approvati anche in passato dai gruppi di minoranza, era comunque importante approvare per tempo questi provvedimenti, provvedimenti che comunque potevano essere, diciamo, venire approvati già qualche mese fa. Colpevole è questo il sindaco che ancora una volta con questo, ripeto, modo di fare non sta facendo altro che distruggere e avallare, diciamo, un modo che va a mortificare davvero il ruolo della massima assise cittadina. Per questo noi stasera non saremo presenti. Non saremo presenti perché lo eravamo ieri e siamo rimasti sbalorditi, visto il fatto che il Consiglio Comunale ieri era preceduto da una riunione che si è tenuta alle ore 16 con i vertici dell'ATS, alla quale lo stesso sindaco ha presenziato insieme a diversi consiglieri comunali che hanno pensato bene, e subito dopo la fine di questa riunione, di allontanarsi e di non presenziare al Consiglio. La cosa che più ci ha lasciato sconcertati, questo non è un pettegolezzo, però è giusto che comunque la popolazione venga a sapere anche queste cose, che il sindaco e i suoi consiglieri hanno pensato bene durante la convocazione del consiglio di andare al bar a bersi la classica birretta, una cosa che davvero ha dato fastidio e che ha davvero legittimato questo modo di fare inaccettabile del sindaco e della sua maggioranza. Per questo motivo noi, ripeto, stasera non saremo presenti in consiglio. Maurizio Pirisi, consiglio in seconda convocazione, vuol dire che bastano 8 consiglieri perché la seduta sia valida e passino i punti. Sì, questo è quanto prevede il testo unico, quanto prevede la norma, però non è certamente il sistema democratico più accettabile e più valido. La seconda convocazione si usa in casi, in situazioni particolari, in situazioni di estreme urgenze, quando non è possibile avere il consiglio al completo. Diversamente è una forzatura che non fa bene alla città, non fa bene alla politica, non fa bene al confronto, perché tende a limitare ed appiattire quello che è il dialogo, il dibattito politico. Questa è la ragione per cui noi non saremo presenti stasera, non accettiamo questa seconda convocazione, anche perché ieri, in prima convocazione, noi eravamo qui, eravamo sicuri che anche la maggioranza avrebbe partecipato ai lavori, così come prescritto nella convocazione da parte del Presidente del Consiglio. Ci siamo trovati da soli, inspiegabilmente da soli. L'elemento più grave è che si trattava di affrontare degli argomenti molto importanti per la città, per la socialità, soprattutto per quelle classi più disagiate, per quelle classi che vivono questo momento di crisi in prima persona, in maniera diretta, le estreme povertà, per esempio, le difficoltà della casa di riposo, le difficoltà degli anziani. Bene, di fronte a questi problemi che riguardano il tessuto più sensibile della nostra collettività, la maggioranza non si è presentata. Non solo, però vorrei spendere anche due parole sull'insensibilità dell'assessore che segue il bilancio, che si è fatto tanta pubblicità sostenendo che il bilancio era stato approvato in tempi anticipati rispetto a sempre, salvo poi non essere mai stato reso esecutivo, perché anche la variazione di bilancio che avremmo dovuto approvare ieri e che si approveranno oggi in 8 in seconda convocazione, è una variazione che è scaduta, perché ha avuto l'approvazione della Giunta l'8 giugno, sarebbe dovuta essere approvata entro l'8 agosto.
oggi non è l'8 agosto, oggi è il 25 agosto, i tempi sono passati e sono addirittura scaduti. Allora, è doppiamente grave il fatto che siano scaduti i tempi su argomenti così sensibili e che soprattutto si vada in seconda convocazione, anche perché, voglio sottolineare un ultimo aspetto, in questi banchi, quando si è trattato di affrontare tematiche sociali, tematiche che riguardano la città, la disponibilità delle opposizioni c'è stata sempre nel sostenerle. L'unica certezza in questo Consiglio Comunale è che le due coalizioni di partenza non ci sono più. Assolutamente, questo è il grossissimo problema. Abbiamo sempre rispettato chi ha vinto le elezioni, abbiamo sempre fatto in modo che la città avesse un appoggio anche da parte del Movimento 5 Stelle su certi punti che fossero appunto per il bene della città. Ma se dovessimo renderci conto che la coalizione che ha vinto le elezioni non esiste più e che alcuni dall'opposizione passano alla maggioranza e rafforzano, si continua con queste coalizioni utopiche fatte solo ed esclusivamente per sopravvivere, per galleggiare, questo non è il bene della città. Il bene della città è che chi ha vinto governi, se non dovesse più avere i numeri con la coalizione che ha vinto, vada a casa, ma soprattutto che i cittadini capiscano che è finito il tempo delle coalizioni più svariate, più variegate, che hanno l'unico intento di vincere le elezioni e che non reggono perché sono create, non hanno le basi solide, ideali diversi, e non avendo ideali, gli stessi ideali, gli stessi fini, essendo delle coalizioni create solo ed esclusivamente per vincere, Alghero è costretta a subire il terzo commissario, il quarto commissario, il quinto, il sesto. Allora noi del Movimento 5 Stelle diciamo: si abbia coraggio, che ogni partito si presenti con i propri ideali, col proprio programma, 24 nomi e vinca il migliore, ma è utopico che si continui a fare coalizioni con 20, 30, 40 listini, listetti, listoni per prendere voti da chiunque, da qualsiasi famiglia. Durante la conferenza stampa il Movimento 5 Stelle ha anche detto che potrebbe non riconoscere più questo Consiglio Comunale e seguirlo dal di fuori. Assolutamente c'è questa possibilità, perché siamo stanchi, continuiamo, ma lo sosteniamo a livello nazionale, a livello... Noi pensiamo che chi vince le elezioni debba con quella coalizione continuare. Abbiamo rispettato la maggioranza, l'abbiamo rispettata, siamo sempre entrati in aula, abbiamo collaborato, abbiamo presentato emendamenti, l'ultimo è quello per migliorare le varie rate di quello che si dovrà pagare in termini di IMU. Però vogliamo avere davanti chi ha vinto le elezioni. Siamo stanchi di vedere persone che saltano da una parte all'altra dei banchi. Avete un progetto, avete un programma, non siete riusciti a mandarlo avanti, si è sgretolata, basta, si va a elezioni, si riprova creando una nuova coalizione. Noi continuiamo a sostenere che è giusto che si abbia il coraggio di presentarsi come unica forza politica, non queste cose appiccicaticce, dove per forza devi vincere, metti 50 partiti, 40 liste, voti, votini, per poi non poter reggere un mandato, perché ovviamente gli interessi sono diversi, ovviamente gli ideali, se si può parlare ancora di ideali, sono diversi, e non regge. Questo è il motivo per cui Alghero potrebbe avere il terzo commissario e continuerà a avere sempre commissari, perché sono coalizioni che non sono nate per durare, ma sono nate per vincere. Allora noi lanciamo una sfida: le prossime elezioni che abbiano il coraggio i vari partiti di presentarsi sotto il loro simbolo e con il loro programma elettorale, che vinca il migliore ma sicuramente avrà la possibilità di durare un mandato elettorale. Non così, è quello che ci spaventa, l'idea che persone che hanno perso le elezioni potrebbero ritrovarcele domani dalla maggioranza solo e esclusivamente per l'ennesimo favore elettorale, per l'ennesima spartizione, per l'ennesimo assessorato. Ma a questo punto lo chiediamo noi ai cittadini: è questo il bene della città? Può essere questo il bene della città? Una forza che perde le elezioni ma che entra in maggioranza e acquisisce un assessorato, è questo il bene della città o è il bene degli interessi di pochi? Consiglio Comunale in seconda convocazione oggi, qual è la posizione dell'UDC? L'UDC, diciamo che noi siamo demoralizzati, amareggiati per quello che è successo, perché come consiglieri UDC Marino Loi siamo stati criticati, addirittura un assessore ci ha detto e ci ha chiamato consiglieri afoni, quando così non è. I motivi per cui noi siamo passati all'opposizione sono sempre i motivi di ieri, ecco. Non abbiamo chiesto nulla in più, abbiamo dato le nostre poltrone
poltrone ai nostri assessorati, abbiamo dato carta bianca, abbiamo chiesto praticamente quanto ci è stato chiesto dai nostri elettori, i cittadini hanno bisogno di risposte, le risposte non siamo riusciti a darle, ecco perché oggi l'UDC è passata all'opposizione. Siamo all'opposizione, ma un'opposizione per il bene della città e nient'altro. Questa convocazione del Consiglio Comunale sia per il 24 e il 25 mi ha deluso tantissimo, anche perché per quanto riguarda le delibere che sono state portate in Consiglio potevano essere benissimo approvate anche 3 mesi fa. Noi abbiamo dato un senso di responsabilità con la nostra presenza e anche con il nostro voto, perché comunque sarebbero state delle delibere da votare. Così non è stato e adesso vediamo un po' chi è il consigliere Affono, come è stato detto. Michele Pais, Forza Italia, sicuramente molto critica su questo atteggiamento della maggioranza o ex maggioranza. Noi siamo criticissimi sull'atteggiamento della ex maggioranza, infatti vorrei sottolineare il fatto che quella che sostiene il sindaco non è più la maggioranza politica uscita dalle elezioni, è quella che dovrebbe essere la maggioranza che mantiene il sindaco, e per noi non c'è nessuna possibilità di cambiamento in corsa. I cittadini sono stufi di questa politica degli scilipotti e dei razzi. È necessaria chiarezza, è necessaria trasparenza, e i giochini di palazzo ormai non siamo più in grado e disposti a tollerarli. Vorremmo che il sindaco prenda atto del suo fallimento amministrativo e politico e riconsegni immediatamente la parola ai cittadini algheresi. Non è possibile che delle delibere e deliberazioni così importanti come quelle che oggi o ieri almeno dovevano essere portate all'attenzione del Consiglio Comunale giacessero per oltre 90 giorni nei cassetti polverosi di questa amministrazione. Questo non è altro che la certificazione di un fallimento amministrativo che questo sindaco deve prendere assolutamente atto. Non si può anteporre la propria carriera politica a quelli che sono gli interessi cittadini che lui stesso dice di voler rappresentare. Si è appena conclusa la conferenza stampa dell'opposizione cittadina. Sentiamo con Enrico Daga il punto di vista del PD. Beh, no, abbiamo denunciato tutti insieme come forze di ex minoranza, a questo punto è giusto dirlo, l'oltraggio alla massima istituzione consiliare, alla nostra casa degli algheresi. Utilizzare la seconda convocazione è un escamotage che manifesta il fatto che l'amministrazione, che il sindaco non ha più una maggioranza a suo sostegno. Quindi l'operazione di oggi, cioè quella di convocare la conferenza stampa, è perché sappiamo bene che uno dei doveri dei consiglieri comunali è quello di rendere edotta la città di ciò che accade dentro il palazzo. Ovvero che ieri è stato convocato il consiglio comunale e noi forze di minoranza eravamo presenti qui per aprire i lavori e per deliberare su importantissimi punti dell'ordine del giorno. La ex maggioranza non si è presentata nella certezza che quei punti li approveranno oggi, ma in seconda convocazione, ovvero con la presenza di 8-9 consiglieri comunali che non fanno appunto la maggioranza del consiglio. Salvo sorprese, insomma, questa è una consigliatura che volge al termine, al di là della retorica, degli annunci, dei proclami ai quali assistiamo quasi quotidianamente, però la cosa che è sotto gli occhi di tutti è che dopo 3 anni e mezzo, insomma, c'è veramente poco da aggiungere, un'amministrazione che ha cannato il suo programma, ha tradito il patto con gli elettori, e non vedo per quale motivo si possa sperare e pensare che da qui a 1 anno e mezzo, cambiando alcune pedine, in uno scacchiere dove le pedine sono state cambiate decine di volte, dove ci sono persone che sono entrate e sono uscite come attraverso un tornello, si possano cambiare le cose. È bene essere seri, è bene capire che è arrivato il momento, insomma, di pensare al bene degli algheresi e non alle carriere personali. Qualcuno ha voluto sottolineare sia ieri che oggi l'assenza del suo compagno di partito Mimmo Pirisi. Diciamo una parola definitiva su questo. Ma io non l'ho sentito, potrebbe aver avuto, insomma, un malessere, un problema familiare, qualsiasi cosa. Dal punto di vista ufficiale io sono qui in stretto contatto, in ossequio, insomma, del dettami del partito, in stretto contatto con il segretario del circolo, di, insomma, numerosi dirigenti che in queste ore, in questi giorni intrattengono con me rapporti telefonici, per cui, insomma, io, il mio capogruppo ha tutte le scusanti per essere stato assente. Il tema è che è la maggioranza
che deserta l'aula. Mimmo Pirisi, fino a prova contraria, fa parte del Partito Democratico, che è una forza di minoranza.